Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Di Lombardia non poteva che mancare il Ghisallo, ci troviamo proprio in cima a questa strepitosa salita. Sta sbirciando anche il sole e noi attendiamo i ciclisti che passano. Questa è una fase molto importante perché è l'ultima importante salita della giornata. Dopodiché ci saranno dei sali e scendi e mancherà davvero poco l'arrivo. Come potete vedere alle mie spalle c'è il santuario, il famoso santuario del Ghisallo, dove gli atleti più forti, i campioni, lasciano sempre un ricordo, una maglia o addirittura la loro bici. Noi siamo qua per attendere il passaggio, è un giorno veramente di grande ciclismo e siamo qui per attenderli. Siamo in cima al Ghisallo, oggi giornata di grande ciclismo, come viverlo a bordo strada? È l'ultima grande classica dell'anno, è la più impegnativa, sicuramente la più dura di tutto il calendario internazionale rispetto a tutte le altre. Ma oggi è una giornata anche particolare perché ho lasciato la mia bicicletta, la mia ultima bicicletta, l'ultima che ho usato proprio durante il Giro di Lombardia, dove mi ero anche ritirato qua sotto a pochi chilometri, e l'ho portata qua alla chiesetta e la lascerò per sempre. Quindi oggi è giornata molto significativa. Significativa perché c'è il Museo del Ghisallo, c'è il Museo dei Campionissimi a Novi Ligure, però questa forse la chiesetta è la prima dove i corridori hanno lasciato qualcosa. E la chiesa del Ghisallo, la Madonna del Ghisallo, penso che è ormai la protettrice di tutti i ciclisti ormai da tantissimi anni, e sono molto onorato, orgoglioso di aver lasciato una mia bicicletta che ha un grande significato, perché è stata l'ultima. Siamo con Gianni Somariva, siamo in cima al Ghisallo, oggi giornata di grande ciclismo. È vero. E si chiude una stagione importante dove il ciclismo entra sempre nel cuore della gente, dove il ciclismo riesce ancora a far capire che è uno sport unico. Qui non si fa la panchina, qui o si pedala oppure si resta indietro. E il vincitore è sempre il migliore, la cosa che onora spesso e volentieri il ciclismo. Abbiamo tantissimi atleti importanti, forse ci manca il campione, siamo sempre nella speranza di trovarlo. Siamo qua per attenderlo, oggi veramente il Giro di Lombardia è un giro davvero importante, l'ultima gara della stagione qua in Italia, ci sono tanti campioni, quindi assisteremo a un giorno di vero e bel ciclismo. Beh, oggi già il tempo ci aiuta perché non è favorevole, e poi notiamo negli iscritti nomi importantissimi, cosa che fa onore alla gara, fa onore alla Gazzetta, che ha scelto un percorso, vorrei dire, abbastanza impegnativo. Qui chi vince è il migliore oggi, vince, cioè non ci sono scorciatoie, non ci sono... qui arrivare vuol dire avere la gamba giusta, essere nel momento giusto. Sappiamo che uno non dura tutto l'anno, ma arriva forte a marzo, però abbiamo della gente che invece è andata forte a marzo e sta andando forte adesso. Quindi attendiamo il passaggio qua in cima al Ghisallo e poi appuntamento all'arrivo a Lecco. Troviamo al Ghisallo all'interno del museo, non potevamo trovare che un campione come Fiorenzo Magni.
Oggi è giornata di ciclismo, passa il Giro di Lombardia, è davvero una giornata di grande ciclismo. Sì, e poi sono 5 anni che abbiamo inaugurato il museo. Sono molto contento perché ci sono state molte persone importanti che hanno parlato del ciclismo naturalmente. Questa è un'opera molto importante e quindi sono contento di aver inventato, come altre cose nella mia vita, anche il museo, che va molto bene, è apprezzato, è molto visitato e quindi credo che qui chi viene trova qualcosa di importante che è tutta la storia. Ci sono davvero molte persone che vengono a visitare il museo, è un museo dove si può trovare veramente di tutto, cose davvero molto interessanti. Tra l'altro si organizzano spesso manifestazioni, quindi è un museo che veramente ha tantissime visite. Sì, oltretutto abbiamo tante visite di stranieri, questo ci fa molto piacere, naturalmente la maggioranza sono italiani. Però c'è tanta gioventù, tanti giovani che vengono e la fortuna di avere sto museo e avere il santuario vicino e quindi uno che viene al Magreglio ha due possibilità, la fede e lo sport. Noi ringraziamo Fiorenzo Magni e vi invitiamo tutti a visitare il museo. Grazie, grazie. Grazie a lei. Siamo all'interno del museo, parliamo di biciclette e non potevamo che non trovare Colnago. Siamo qui, oggi è una giornata di grande ciclismo e com'è la situazione, l'ambiente familiare? Beh, arrivando qui in questo posto uno ringiovanisce, cioè la mia età che sono 50 e rotti anni nel ciclismo, che sono venuto nel ciclismo grazie a Fiorenzo Magni, che prima parlando lui ha detto: visto un ragazzino di 20 anni se vuoi venire a fare il giro, ma eravamo nel 54-55, penso un po' quanti anni fa, e venire qua adesso a trovare Magni che ha 90 anni e che ha ancora questo linguaggio del ciclismo che ogni persona dovrebbe imparare da lui, e vedendo cosa ha fatto c'è da rimanere entusiasti, insomma. Ci vorrebbero delle persone sempre come Fiorenzo, perché in effetti è un uomo che ne nascono uno ogni 100 anni. Il rapporto è un rapporto, come ha detto lei, che è nato molti anni fa, ma che rapporto era? Che rapporto avevate voi? Ma il rapporto era di soggezione, ci davamo del lei, e io davo del lei a lui, perché in effetti lui era un personaggio, era un bambino. Dopo col tempo siamo diventati fratelli maggiori, per me Fiorenzo lo seguo come un fratello maggiore, quello che fa, però era il rapporto. E intanto tutti diceva che nella vita ti insegnava che nulla è impossibile, basta volerlo fare, farlo sano, coi piedi per terra, con cervello. Grazie, noi quindi invitiamo tutti a visitare il Ghisallo, il museo, per capire anche comunque la vita familiare che si può respirare qua all'interno. Ma che vengano tutti, perché qui, perché quando tutto il mondo che è nato, che ha avuto la fortuna di nascere tanti anni fa, ha imparato ad andare in bicicletta. Qui si vede la bici quando è di legno, da quando è partita, e l'evoluzione della bici che è arrivata finora e non è ancora finita, perché noi stiamo facendo delle cose straordinarie. Le voglio dire che noi l'ultimo materiale, che è il carbonio, l'ho portato io 25 anni fa e ancora oggi è quello che sta andando. Quindi troveremo ancora altro materiale nuovo, non si ferma, perché il mondo non si ferma. Però auguro a tutti di visitare questo museo perché merita. Grazie e buon proseguimento. Grazie. Ci troviamo con Federico Ometa, colui che si occupa delle maglie che i campioni donano qua al Museo del Ghisallo. Gli passiamo la parola per farci spiegare come funziona, quante maglie hanno e com'è la situazione maglia rosa.
Ma ormai il Giro Forghisallo compie un anno, quindi dalla Lombardia del 2010 stiamo recuperando maglie, siamo arrivati a quota 23 quest'oggi con quella di Francesco Moser, con cui ha vinto il Giro del 1984 finito a Verona su Fignona cronometro. No, l'iniziativa sta andando bene perché i donatori nel momento in cui donano una maglia rosa fanno sì che il Giro d'Italia dia 500 euro al Museo del Ciclismo e poi vengono ricompensati con una targa, infatti come poi vedrete ogni dedica da parte dei donatori viene iscritta in una targa che poi sarà fusa bene, adesso è ancora una presentazione, e poi ricevono anche un attestato di merito e una piccola targa. E sta andando bene, è molto divertente, la gente sta prendendo un po' coscienza che è importante, che le maglie rosa sono come delle opere d'arte, i musei in fondo piano piano si arricchiscono ed è l'unico modo per far conoscere a tutti la bellezza di una Hall of Fame della maglia rosa, e non, se no rimanevano sempre in casa, nei bauli, nei salotti. Molto importante come iniziativa. Quindi ogni donazione è davvero molto importante, ma qua vengono davvero di tutto, di tutti i tipi a visitare questo Ghisallo, anziani, bambini. Qual è le attrazioni comunque, perché uno dovrebbe venire al Ghisallo per visitarlo? Ma quando si dice che è forse a livello europeo, se non mondiale, l'unico museo così ricco anche di storia, siamo in una, la Madonna del Ghisallo comunque è patrona dei corridori da quando un papa lo decise, quindi c'è dietro un'aura storica sul fatto che i ciclisti sono innamorati di questo posto, quindi farci un museo incastonato nella roccia che presenta dei cimeli fantastici, dalla bici di Coppi con cui fece il record dell'ora al Vigorelli durante la guerra, a questa Hall of Fame della maglia rosa che stiamo continuando ad arricchire, e poi ci sono filmati e non solo maglie e cimeli di grandi campioni, qua è possibile donare qualsiasi cosa, soprattutto c'è una collezione infinita che avrà bisogno di spazio ulteriore per essere mostrata al pubblico, perché chiunque può donare le maglie dei propri gruppi sportivi, e vedere una miscellanea dagli anni 20 fino agli anni 70 delle maglie vi assicuro che è fantastica, perché vi rendete conto del cambio dei materiali, degli stili, dell'estetica e soprattutto di quanto il ciclismo penetri poi nel tessuto sociale non solo lombardo ma in generale italiano. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show TV su YouTube. Bike Show TV corre anche sul digitale con l'applicazione per iPhone e iPad da scaricare su iTunes.